Camici sporchi al Policlinico di Modena, 9 cardiologi implicati in un'inchiesta di tangenti e sperimentazioni non autorizzate sui pazienti. Dal Gaslini di Genova invece una storia di bambini e medici eroi. Il miraggio della casa di proprietà. Secondo il Censis, un milione di famiglie è in cerca di un'abitazione da comprare, ma meno della metà riuscirà a coronare il sogno a causa della crisi e della stretta sui mutui. Combattere la barbarie della tratta di esseri umani e il traffico d'organi, così Benedetto XVI nell'udienza all'Assemblea Generale dell'Interpol, che riunisce i rappresentanti delle polizie di 190 paesi. Una donna di 35 anni si butta nell'Adda insieme al neonato che ora lotta tra la vita e la morte, tragedie insopportabili ed evitabili grazie ai centri di aiuto alla vita come quello della Clinica Mangiagalli di Milano. Un ponte di solidarietà che supera le sbarre del carcere. I giovani detenuti del penitenziario di Nisida a Napoli lanciano una colletta alimentare per i neonati delle famiglie povere della città. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. In apertura dunque l'abbiamo sentito, la cronaca con la sanità di nuovo nella bufera. 9 cardiologi del Policlinico di Modena sono stati arrestati per associazione a delinquere, peculato, corruzione, falso, truffa al sistema sanitario nazionale e sperimentazioni cliniche senza autorizzazione. L'operazione dei NAS, chiamata Camici Sporchi, è arrivata in una giornata in cui anche in Puglia sono finiti in manette 3 medici accusati di aver usato l'ospedale come studio privato. Federico Plotti. Decine e decine di perquisizioni, una settantina di persone indagate, 12 aziende coinvolte e 9 medici arrestati in uno scandalo di mala sanità fino ad ora inedito che getta nella bufera il Policlinico di Modena. Era proprio nell'ospedale della città emiliana che si eseguivano esperimenti su pazienti assolutamente ignari, più di 60 quelli per il momento accertati, con dispositivi medici di infima qualità ed eseguiti fuori da ogni autorizzazione. Stiamo facendo una serie di verifiche su questo, diciamo che quello che abbiamo acclarato è che venivano fatte queste forme di sperimentazione, ripeto, ad insaputa dei pazienti. Poi verificheremo le eventuali ulteriori conseguenze a carico di questi pazienti. I medici che effettuavano queste sperimentazioni illegali attraverso l'utilizzo di presidi medici fuori legge, spesso forniti dalle stesse aziende implicate nella vicenda, pubblicavano poi articoli su riviste specializzate incassando denaro attraverso onlus fittizie. 9 i cardiologi del Policlinico di Modena finite in manette, ma solo uno di loro era ancora attualmente in servizio, gli altri non più, ma tra questi spiccano nomi importanti della sanità modenese e del recente passato del Policlinico, come quello di Maria Grazia Modena, all'epoca dei fatti medico responsabile della struttura complessa di cardiologia, e quello dell'ex direttore dell'unità di emodinamica Giuseppe Sangiorgi. Proprio Sangiorgi, l'unico finito effettivamente in carcere, secondo gli inquirenti era il cardine e la mente dell'organizzazione. Le aziende coinvolte infatti elargivano donazioni anche sui conti correnti relativi proprio a Sangiorgi, oltre che su quelli delle 3 onlus. Per gli indagati e per gli arrestati le accuse parlano a vario titolo di peculato, corruzione, falso in atto pubblico, truffa ai danni del servizio sanitario e sperimentazioni cliniche senza autorizzazione, accuse che potrebbero ancora aggravarsi visto che le indagini proseguono e sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri ci sarebbero anche 2 morti sospette avvenute al Policlinico di Modena proprio nel periodo in cui operavano i medici coinvolti. E Giorgio Napolitano al Quirinale, in occasione della giornata nazionale della ricerca sul cancro, ha parlato anche della sanità nazionale. I tagli alla spesa sono necessari anche nel campo sanitario, ha detto il Presidente della Repubblica, ma il servizio pubblico è una conquista da difendere. Tagli sì, dunque, per il Capo dello Stato, ma con razionalità. Bisogna evitare le critiche distruttive, ha concluso, ma guardare lontano e usare al meglio le risorse dei cittadini. Anche perché non c'è solo la mala sanità, ci sono anche tante altre storie di ordinaria umanità ed efficienza che raccontano l'impegno di tanti bravi camici bianchi del nostro paese, come quella che arriva dal Gaslini di Genova, dove durante un blackout i medici del reparto di rianimazione con manovre manuali hanno tenuto in vita, hanno salvato la vita di bambini le cui funzioni vitali erano controllate dalle macchine. I dettagli li sentiamo nel servizio di Lucia Ascione. Se gli investigatori hanno definito sporchi i camici della cardiologia del Policlinico di Modena, sono puliti, immacolati quelli della rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova. Non c'è ombra di sporcizia nell'operato, non certo scontato, dei medici di un reparto che accoglie piccole vite appese ai fili di apparecchiature e monitor che le assistono nelle funzioni vitali.
Dottori che all'alba di mercoledì scorso, per 30 minuti ininterrotti, hanno azionato manualmente i respiratori e macchine, fermati da un blackout senza precedenti negli ultimi 38 anni di storia della rianimazione dell'ospedale. Per un guasto alla rete, uno dei tre gruppi elettrogeni, si blocca alle 3 del mattino. Poco dopo salta anche il gruppo di continuità, utilizzato come soluzione di emergenza. Attimi concitati in cui è facile mancare di lucidità, cedere alla disorganizzazione e all'incertezza. Non è così però per quei dottori che senza esitazioni si pongono come un unico obiettivo quello di impedire che un problema tecnico e non il destino o una cura errata si porti via i 7 piccoli ricoverati. Tutti i medici del reparto, anche quelli non di turno che decidono di rientrare in servizio, si sostituiscono alle macchine, ognuno con dei compiti precisi, così per mezz'ora, senza distrazioni e tentennamenti, senza cedere alla fatica fisica, fino a quando non è stata ripristinata l'erogazione di corrente e l'alimentazione delle apparecchiature. È stata la mamma di uno dei bambini ospitati in rianimazione a rendere pubblica la notizia. Nessuno dei medici dal camice bianco immacolato avrebbe raccontato spontaneamente di quell'alba concitata. Non si sentono eroi, ma uomini che dopo la laurea hanno giurato di difendere la vita di chiunque e a qualunque costo. Ed oggi è stato rimosso il divieto di utilizzo del vaccino anti-influenzale fabbricato dalla Novartis, adottato dal Ministero della Salute in via precauzionale nei giorni scorsi. Ad annunciarlo l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che ha preso la decisione dopo aver analizzato la documentazione prodotta dall'azienda farmaceutica in seguito all'indagine avviata su un possibile difetto di qualità presente in alcuni lotti di vaccino. Sono stati sbloccati quindi 3 milioni di dosi. L'Agenzia per il Farmaco ricorda comunque che i vaccini presumibilmente in difetto non erano mai stati distribuiti sul mercato. E ora Leonardo, andiamo a Palazzo Chigi perché oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri, tantissime le questioni all'ordine del giorno, ma ci racconta tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera. Non è stata una maratona come ci ha abituato il governo Monti in questi Consigli dei Ministri, ma è durato piuttosto poco, diciamo circa 3 ore, ma non per questo non sono state prese delle decisioni importanti come la nomina di Alessandro Marangoni a vice capo vicario della polizia al posto del dimissionario Nicola Izzo. Poi il governo ha deciso anche di stabilire lo stato di emergenza per le zone colpite dal terremoto in Basilicata e Calabria dello scorso ottobre. Una decisione questa che in qualche modo risponde anche indirettamente a quello che è avvenuto oggi a Bruxelles, ossia il blocco da parte di 5 paesi dei fondi di aiuti per le zone terremotate dell'Emilia. Questi paesi sono Olanda, Gran Bretagna, Finlandia, Svezia e Germania. Guarda caso 5 paesi del nord, 5 paesi ricchi che in qualche modo hanno bloccato questi fondi di circa 670 milioni da devolvere alle zone terremotate dell'Emilia. Una notizia che è in qualche modo incomprensibile, soprattutto al momento in cui si viene a parlare di un'Europa unita, di un'Europa non divisa da nord e sud e di un'Europa solidale. In qualche modo Monti dovrà lavorare molto su questo tema, altrimenti questi sentimenti di antieuropeismo già diffusi non fanno altro che aumentare. Ma nel Consiglio dei Ministri si è discusso anche della politica economica del governo in riferimento al prossimo anno, la cosiddetta legge di stabilità, conti pubblici in ordine, ha ribadito Monti sì al dialogo, mentre dalla economia reale giungono ancora notizie allarmanti. Negli ultimi 3 mesi sono persi circa 120.000 posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dei nuovi 218.000 posti in qualche modo conquistati invece soltanto 1 su 5 è a tempo indeterminato. In altre parole, aumenta la precarietà. E con questo è tutto da Palazzo Chigi, a voi la linea. Grazie Augusto, buon lavoro. Sempre più famiglie cercano di acquistare casa, ma sono poche quelle che ci riescono. Difficile di questi tempi ottenere un mutuo. Proprio su questo però sembra che qualcosa si stia muovendo. Sentiamo Giuseppe Caporaso. Nonostante la crisi economica, quasi 1 milione di famiglie in Italia vorrebbe comprare casa. Alla fine però meno della metà, secondo l'Atlante della domanda immobiliare del Censis, riuscirà a concludere l'acquisto. È complicato l'accesso ad una nuova abitazione, soprattutto per coloro che sono più giovani e che hanno sempre più basse opportunità di lavoro e risparmio. E così gli acquirenti alla fine risultano essere già proprietari e nella maggior parte dei casi nuclei familiari con almeno 2 redditi. La scelta si dirige soprattutto verso i mobili nuovi e ristrutturati.
Noi abbiamo un patrimonio molto vecchio e obsoleto, la domanda nuova cerca abitazioni in cui si risparmia energia e quindi il rinnovo urbano. Questo vuol dire che i comuni devono rifare dei piani nazionali per rimettere in circuito le città. L'analisi del Censis sottolinea anche una tensione sempre più evidente nel mercato degli affitti, di pari passo con i numerosi casi di sfratto. Sempre più precaria e costosa è anche la condizione alloggiativa degli 800.000 studenti universitari. La difficoltà maggiore è la scarsa capacità di risparmiare per poter comprare casa e magari ottenere un mutuo da parte delle banche. Ed allora cosa fare? Dare una garanzia da parte dello Stato o ritornare alle vecchie cartelle immobiliari di un tempo, cioè andare a far sì che Cassa Depositi e Prestiti, i fondi di previdenza, investitori vari privati acquistino obbligazioni emesse dalle banche che danno i mutui alle famiglie su un medio periodo. Questo fa sì che se anche la giovane coppia che compra la prima casa e a rischio di perdere il lavoro, questa garanzia garantisce la banca può fare lo stesso raccolta di denaro per darla. La voglia, la volontà di lavorare insieme c'è e come abbiamo risolto in passato con le moratorie delle situazioni difficili, sono convinto che troveremo anche una soluzione per far ripartire il mercato immobiliare. E adesso invece andiamo a Taranto, dove la questione della ripresa produttiva dell'Ilva si fa sempre più complessa. Intanto oggi a far visita ai lavoratori in sciopero dopo la morte di un operaio, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. La cronaca è del servizio di Cesare Cavoni. L'Ilva di Taranto non può assumere in questo momento un impegno sull'autorizzazione integrata ambientale con le misure di adeguamento disposte per lo stabilimento. Si acuisce insomma la tensione tra governo e magistratura in merito alla vertenza. Il Ministero dell'Ambiente potrebbe infatti presentare un ricorso contro la Procura di Taranto, a dirlo il ministro Clini. E a Taranto cittadini e lavoratori sono ancora sul piede di guerra e chiedono al sindaco di difendere davvero la città. Un calvario che dura da troppo tempo. Da prima lo scorso luglio il sequestro che la magistratura aveva disposto su Parco Minerale, altiforni e acciaierie con l'accusa di disastro ambientale. Poi pochi giorni fa il Ministero dell'Ambiente che rilasciava la nuova autorizzazione integrata ambientale. Oltre a questo c'è anche la cassa integrazione ordinaria annunciata dal 19 novembre per 2.000 addetti. E in mezzo a tutto ciò la settimana scorsa un incidente mortale sul lavoro. Da qui la mobilitazione degli operai che sono in sciopero ad oltranza. Oggi la visita del vescovo, Monsignor Filippo Santoro. È proprio il compito del pastore, della vicinanza umana al dramma, alle persone, al dolore, per cui quello che io volevo portare è proprio la solidarietà alla loro vita, alle loro famiglie e poi soprattutto il rispetto per la memoria di Claudio Marsella, l'operaio che è morto. E adesso vediamo insieme cos'altro è accaduto oggi nel mondo. Guatemala, primi funerali delle 52 vittime accertate del terremoto di magnitudo 7.5 che mercoledì scorso ha colpito la regione occidentale di San Marcos. 22 i dispersi. A causa delle strade dissestate e delle macerie lungo alcune piste, i soccorsi ancora faticano ad essere pienamente operativi in alcune aree. La Caritas è già attiva con gli operatori locali nelle comunità colpite dal terremoto. Siria, almeno 94 persone sono state uccise oggi in diverse località a causa di attentati e durante scontri tra soldati del regime di Assad e le opposizioni. Sempre oggi Bashar al-Assad, in un'intervista all'emittente Russia Today, ha dichiarato: «Sono un siriano, vivrò e morirò in Siria, il mio destino può essere deciso solo dalle urne». Intanto, secondo l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, dal marzo 2011 408.000 siriani si sono rifugiati nei paesi limitrofi. Il 75% di essi sono donne e bambini. Svezia, una guardia del corpo del primo ministro svedese Reinfeldt è morta in seguito ad una sparatoria nella residenza del premier. La polizia esclude l'ipotesi di attentato. Si propende più per un suicidio o un incidente sul lavoro. Italia torna a calare a settembre la produzione industriale. Guardando alla media dei primi 9 mesi, rileva l'Istat, il calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno risulta pari al 6,5%. Cala anche la produzione per gli autoveicoli che a settembre è scesa del 13%.
Cambiamo argomento. Il traffico di esseri umani è un crimine esecrabile, una forma di barbarie comparabile alle tragedie del XX secolo. Così questa mattina Papa Benedetto XVI nell'udienza concessa ai capi delle polizie di tutto il mondo a Roma per l'Assemblea Generale dell'Interpol. Cristiana Caricato. Viene accolto a ritmo di marcia nell'aula Nervi Benedetto XVI da uomini e donne che quotidianamente si battono per proteggere le vite degli altri anche a costo della propria. Sono i rappresentanti degli organismi di polizia e sicurezza di tutto il mondo insieme a ministri e membri di istituzioni arrivati a Roma per l'Assemblea Generale dell'Interpol, quello che il Papa definisce un presidio di sicurezza internazionale. Tra loro anche il ministro degli interni italiano Anna Maria Cancellieri, con il compito di introdurre il lavoro di chi affronta ogni giorno la violenza praticata dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, fenomeni transnazionali che ogni anno causano milioni di vittime. E con a cuore le vittime, Benedetto XVI incoraggia la collaborazione e lo scambio di esperienze tra i vari organismi, invocando una cooperazione internazionale necessaria per combattere la violenza in tutte le sue forme. Le violazioni del diritto e della legalità sono molte, afferma il Papa, ma su tutte il terrorismo e la criminalità organizzata sono le più gravi. Seminano odio, morte, desiderio di vendetta, e se nel caso del terrorismo possono contare su una rete oscura di complicità politiche e di sofisticati mezzi tecnici, per la criminalità organizzata il terreno fertile è la vita quotidiana con le sue contraddizioni innescate da emarginazione e povertà. Benedetto XVI denuncia il traffico di esseri umani e di organi, ma condanna ogni genere di violenza, sempre inaccettabile, perché ferisce la dignità umana e offende l'intera umanità. L'invito è a reprimere il crimine nel rispetto dei diritti e delle regole morali, un compito delle forze di polizia, ma che richiede un impegno anche sul piano politico ed educativo, a cui devono concorrere sì istituzioni di sicurezza, ma anche famiglia, scuola, realtà religiose e società, tutti responsabili del futuro di pace e giustizia del mondo. È considerato clinicamente morto il bambino di un anno di Mozzanica, in provincia di Bergamo, trascinato dalla madre, una donna africana di 35 anni, nelle gelide acque dell'Adda. Il bimbo era stato ripescato in shock termico e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, ma non si è più ripreso. La mamma, una donna del Burkina Faso, si era buttata nel fiume ieri con il bimbo legato al petto. A portarla al tragico gesto, una grave depressione legata anche a motivi economici. La donna è stata trasferita nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Melzo. E proprio alle mamme in difficoltà e ai neogenitori in difficoltà, anche loro, è il progetto dedicato Una nuova vita, una casa sicura, promosso dal Centro d'Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano. Sentiamo. 28 genitori, anche mamme sole, e 13 bambini accolti nel solo 2011, per un totale di 287 nuclei familiari con figli o in attesa, che dal 1984 ad oggi, negli appartamenti e nelle comunità del progetto Una nuova vita, una casa per accoglierla, hanno trovato un approdo sicuro. Un progetto realizzato dal Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli con il contributo del Comune di Milano per sostenere e accogliere donne in gravidanza, neomamme nei primi mesi di vita del bambino, ma anche genitori in difficoltà economica, per dare alla vita la possibilità di crescere. Abbiamo due grandi appartamenti dove accogliamo 5 donne da sole, prima con la loro pancia e poi col loro bambino, e 7 invece bilocali dove accogliamo la coppia. Per noi la presenza della coppia, quindi del padre, è fondamentale, perché se la donna è il contenitore del bambino e quindi si cura dei bisogni del bambino, il padre si cura dei bisogni della mamma e del bambino insieme, quindi la sua presenza è assolutamente importante, irrinunciabile direi. Accanto al supporto psicologico e all'accompagnamento fornito dal Centro di Aiuto alla Vita alle mamme e ai papà accolti, restano fondamentali gli aiuti concreti per sostenere le nuove famiglie. Oltre all'ascolto, alla relazione d'aiuto, a tutte queste cose, serve proprio la possibilità di continuare a vivere, che vuol dire pagare un affitto di casa, comprare da mangiare e essere forniti di tutto ciò che serve al bambino. Per esempio, piccola cosa, però noi regaliamo i pannolini al bambino fino all'anno di vita.
E adesso parliamo di un'iniziativa dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, un'iniziativa in vista della giornata nazionale della colletta alimentare in programma per il prossimo 24 di novembre. I ragazzi detenuti doneranno parte della loro spesa settimanale a chi è più povero. Vediamo. La solidarietà supera le sbarre del carcere, entra nella vita dei giovani detenuti nella struttura penitenziaria di Nisida, a Napoli, e assume la forma della colletta alimentare, l'iniziativa che invita ad acquistare beni di prima necessità nei supermercati, che poi verranno donati a strutture caritative come mense per i poveri e comunità. Quest'anno dai ragazzi di Nisida arriva un segnale di straordinaria partecipazione. Devolveranno parte della loro spesa da 1 a 5 euro per i neonati figli di persone povere. Noi speriamo che attraverso questi piccoli gesti queste qualità che sono proprie della nostra cultura possano riemergere. I ragazzi l'hanno accolta con entusiasmo sin dal primo momento e non avevamo dubbi che questo potesse essere un loro gesto solidale efficace. In Campania lo scorso anno si sono raccolte circa 300 tonnellate di prodotti alimentari grazie all'impegno di oltre 4.000 volontari in più di 300 supermercati della regione. L'iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare quest'anno in Campania si svolge in collaborazione con la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. Proprio nel momento del bisogno che le persone vivono la solidarietà, vogliono riscoprire la prossimità con l'altro e molte volte forse proprio i più bisognosi sono quelli più capaci di donare. La colletta si svolgerà il 24 novembre grazie alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all'Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli e al Movimento di Comunione e Liberazione. L'oggetto della nostra azione non è tanto il cibo ma è la persona, è un modo per rimettere in gioco ciascuno di noi, per tirare fuori in un momento difficile di crisi come questo, di tirare fuori il meglio di noi, perché è vero che siamo in crisi, c'è bisogno di tutto, c'è bisogno del lavoro, c'è bisogno del cibo, della casa, ma è un momento in cui abbiamo bisogno soprattutto di una cosa, della speranza, di poter ridare speranza a noi stessi e a chi ci incontra. Riaffermare tra i giovani e gli adolescenti il valore del pudore e della castità come i due valori più importanti per giungere alla maturità affettiva. È questo uno dei punti degli orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia pubblicati dalla CEI e presentati oggi ad Assisi. Le novità di questo documento consistono nell'inserire l'educazione all'amore e progressivamente la preparazione al matrimonio nel nostro contesto attuale, che sembra non dare molta fiducia alla possibilità che un ragazzo, un adolescente possa maturare una educazione al matrimonio e tantomeno che ci siano dei fidanzati che ancora intendano sposarsi. Educare all'amore e accompagnare le coppie di fidanzati verso il matrimonio sembra oggi un'impresa molto difficile considerando tutti i problemi che insidiano la famiglia. Ed ecco allora che la Chiesa italiana elabora un nuovo documento pastorale dedicato proprio alla preparazione alle nozze. Un testo presentato oggi ad Assisi nel corso del convegno nazionale organizzato dall'Ufficio CEI per la pastorale familiare e per la vita. Quello che è fondamentale è che la famiglia sia sempre più al centro della comunità e che la comunità abbia sempre più a cuore il destino e l'amore che caratterizza la famiglia cristiana. Se la comunità cristiana assume un ruolo centrale di accompagnamento per fidanzati e sposi, il documento riconosce alla preparazione alle nozze il valore di un vero e proprio cammino di fede e non dimentica le situazioni più delicate, come ad esempio i matrimoni misti. In buona sostanza la Chiesa, come soggetto di questo percorso, crede che la persona umana sia educabile al matrimonio e che ancora oggi ci sia un grande anelito verso le nozze. È il momento di romanzo familiare. Arianna, Antonio, a voi la linea.